Io ringrazio naturalmente tutti voi per il dibattito e veramente in maniera non rituale vorrei ringraziare Luigi che ha fatto un intervento molto, molto serio, molto ordinato e anche molto rispettoso, una cosa che succede molto raramente per me in questo tipo di periodo, ma non per mia responsabilità o per responsabilità di altri, ma comunque a me succede sempre. Quindi, però, che ci dà veramente il modo, mi dà l'occasione, questo dibattito, queste vostre osservazioni, di chiarire alcuni punti che secondo me sono centrali e che però sono origine di un frattenimento abbastanza forte. Importante. Guardate, è un modo veramente di intendere la politica, però sul quale dobbiamo sgombrare il campo da qualunque ambiguità o da qualunque incertezza. Nessuno pensa che ci sia un'unica, veramente più semplice, che sia un'unica leva per riportare questo paese in linea con la propria storia e le proprie ambizioni. Tantomeno si pensa che questa leva possa essere il mercato del lavoro. Però, allo stesso tempo, nessuno pensa che si possa cambiare questo paese senza fare una riforma profonda del nostro mercato del lavoro. E non è possibile che ogni volta che noi tocchiamo un aspetto del nostro assolutamente peculiare sistema, assolutamente peculiare paese, ci sia un'obiezione del tipo: ma c'è bisogno di un intervento più ampio. Ho capito, l'abbiamo capito. Cioè, guarda, la giustizia civile non funziona, la pubblica amministrazione c'è un sacco di problemi, la scuola, l'università, è tutto. Però, purtroppo, nella vita, come nella politica, si va un pezzo alla volta. E sperate un dopo, ogni volta che vai un pezzo alla volta, almeno speri che questi pezzi che tu affronti una volta facciano parte di un progetto complessivo. Quindi, veramente, dico questo per sgombrare il campo, perché sennò, a beneficio, lo dico, del nostro rapporto tra partito e sindacato, ma anche tra partito e paese. Se no, veramente, il dibattito assume questa dimensione un po' surreale, per cui, no, parli di mercato del lavoro e non parli, non so, oggi diceva lui giustamente, di politica industriale, o ciascuno, molti di noi qui hanno magari appunto che non, so, non di scuola, non di, non so, qualunque sia il problema che voi pensate che sia centrale. E veramente è una semplificazione, un modo sbagliato metodologicamente di condurre il dibattito pubblico non viene utile, perché il risultato è che poi alla fine non riusciamo ad affrontare nulla. Perché vedi, se poi abbiamo questo approccio, finiamo nella seguente maniera, che è il mercato del lavoro importante e non c'è la politica industriale. Allora io dico, vabbè, dammi la politica industriale oggi. Che cos'è la politica industriale in Italia in questo momento? Allora, hai una situazione di carenza di risorse drammatica, hai una situazione di emergenza altrettanto drammatica, che cosa fai di fronte a tutto questo? Affronti le situazioni di emergenza, le molteplici crisi che ci sono in questo paese e una alla volta, pezzo alla volta, ne affronti 50 e una alla volta le risolvi, no? Le fai soldi o gli dai una soluzione che sia accettabile dalle parti, no? Da quelle più, come posso dire, più altisonanti, che siano all'Italia o che siano last di Terni, fino a scendere a casi che magari nessuno ricorda, ma sono poi ugualmente importanti. Addirittura fai il passo, se vuoi, anche superiore, dici IVA, no? IVA, vista il ruolo della siderurgia, su IVA possiamo addirittura pensare di fare il passo più ancora più importante, di mettere lì sì risorse pubbliche, perché quella è, tra tutte le crisi, una crisi che ha una dimensione industriale importante, fondamentale e centrale, e quindi operiamo in maniera straordinaria in quel caso rispetto ad altrove. Sì, puoi fare tutto questo. Eppure, per quanto io constati la necessità di fare questi passaggi, e su cui mi farebbe piacere ci fosse il tuo riconoscimento di quello che viene fatto, quindi di quello che non viene fatto, ma anche di quello che viene fatto, io però mi ho ancora un problema più ampio, e il mio problema sono sempre 80 miliardi. Noi qui, 100 milioni, 200 milioni, un miliardo, va bene, possiamo mettere insieme qualche risorsa in più, ma ho sempre 80 miliardi che mancano alla pelle. E io per cui 80 miliardi ho bisogno di un cambiamento, ancora una volta qui sì, mi dispiace, strutturale, di campo, di impostazione generale. Okay? Allora, perché se adesso ragioniamo così, noi non possiamo più dire alcune cose, una cosa che mi ha lasciato molto impressa dell'intervento di Monti, che diceva:
L'impostazione è che appunto noi mettiamo il mercato del lavoro al servizio delle imprese, al servizio di chi crea lavoro, no? Vi mettiamo il mercato del lavoro a vostra disposizione. Guarda, su questo c'è un problema, perché c'è una differenza di analisi, lo dico con il massimo del conoscimento. Noi l'abbiamo già fatto. Noi attori di lavoro le abbiamo già detto, fate quello che volete. Oggi glielo diciamo. Quello che stiamo cercando di fare è esattamente l'operazione opposta, è dirgli vi mettiamo al mercato, a disposizione non il mercato del lavoro, ma vi mettiamo a disposizione un mercato del lavoro che abbia regole e incentivi molto precisi a un certo tipo di lavoro, il sostegno a un certo tipo di lavoro e non ad altri. E quel lavoro è il lavoro stabile, che è esattamente il più penalizzato dalla crisi. È un'analisi del presente, non è un'analisi della riforma. Ora, anche qui, no? Si dice, beh, benissimo, veniva fatta l'osservazione dei Cococò dalla collega Moncalierese, del Cococò o della semplificazione contrattuale. Ecco, guarda, stiamo attenti, cioè noi possiamo stare qui e andare chirurgicamente a pensare, no? Leggo questo, misurare questa riforma sulla base del numero di contratti atipici che io vado a levare. Cioè, questo succederà. Però è un esercizio, capite, formale e non sostanziale. È molto più importante misurare il successo di questa riforma non sulla base, non sul numero di contratti atipici che leviamo, ma sul numero di contratti stabili a tempo determinato, posti di lavoro stabili a tempo determinato che creiamo. Perché questa è la differenza che devo recuperare. E se per fare questo io devo tenere il Cocopro per sindaci amministratori, lo posso levare? Lo posso levare? Lo chiedo? No. O posso levare il Cococò per gente che fa la pensione, che offre appunto, come diceva giustamente, professionalità personale? No, non lo levo, non intendo levarlo, perché non mi faccio un film su un paese che non esiste, su un mercato del lavoro che non esiste. Io vivo e ho l'obbligo di vivere nella realtà. Ora, l'altro aspetto è l'aspetto degli ammortizzatori. Quindi, gli ammortizzatori, questo è veramente interessante. Qui c'è un po' di confusione, no? Se è vero, ci sono gli ammortizzatori che sono pagati dai lavoratori e dalle imprese, come la cassa integrazione. E noi, questi ammortizzatori sono strutturati per certe esigenze produttive. Cioè, è un ammortizzatore, la cassa integrazione è un ammortizzatore che è pensato per sostenere, guardate sempre l'INPS, non dice il lavoratore, la crisi aziendale. Perché? Perché tu vuoi mantenere il rapporto di lavoro in essere nel momento in cui un'impresa più o meno grande, in cui tipicamente c'è una presenza sindacale più ampia, a galla nel momento in cui c'è qualcosa di ordinario, straordinario che non funziona. Guardate che questo è un modello che ha un senso, è un suo funzionamento piuttosto buono in imprese che abbiano una certa dimensione. Quando comincio a calare nella dimensione aziendale e estendo quel modello a livelli più bassi, guardate che ho delle difficoltà. Non sono difficoltà di finanziamento, come veniva giustamente sottolineato. Cioè che alla fine, portandogli la deroga, utilizzo soldi pubblici, soldi delle nostre tasse e non soldi che vengono finanziati. Ma un problema di monitoraggio. Guardate che quello che succede oggi in Italia, che con la cassa in deroga, non solo noi sosteniamo molte imprese in cui i lavoratori altrimenti verrebbero licenziati bene, ma sosteniamo anche un sacco di lavoro nero. C'è un'evidenza gigantesca. I nostri ispettori del lavoro, quelli pochi che ci sono, quando vanno nelle imprese, cassa in deroga, trovano, impresa, cassa in deroga, 0 ore, tutti a casa, salvo che vanno e sono tutti a lavoro. Porca vacca, c'è un problema qui, eh. Stiamo utilizzando soldi pubblici, cioè soldi dei lavoratori, per fare un finanziamento così. E giustamente ci ricordava, ci ricordava giustamente che la deroga non è a caso, è stata inventata dai governi di destra. Beh, facciamo anche questa cosa. Adesso la facciamo abolire invece da un governo di sinistra. Ma non perché lasciamo i lavoratori senza assistenza, ma perché diamo a quei lavoratori un'assistenza che sia orientata a loro, l'ASPI, cioè che sia orientata al sostegno del lavoratore e che non permetta gli abusi che noi oggi osserviamo. Se c'è un sistema delle imprese che è in grado, che vuole scegliere diversamente, se lo sceglie, se lo paghi, se lo finanzi, ma il mio obiettivo come regolatore è offrire un'altra cosa, è offrire un sostegno al lavoratore che sia il più possibile ordinato e autofinanziato. Ora adesso si dice, no ma guarda, scusami, se l'ammortizzatore deve essere autofinanziato, perché vi ponete il problema di fare il finanziamento iniziale, cioè stanziare quei 2,2 miliardi che non sono abbastanza, su cui litighiamo e ci agganiamo uno con gli altri? Per un motivo molto semplice, io sto introducendo un ammortizzatore sociale universale, cioè orientato al lavoratore che perde il lavoro, questo è molto importante,
in un momento in cui la disoccupazione cresce, in un momento di crisi. Queste riforme, se noi fossimo un paese, non dico civile, normale, cosa avremmo fatto su queste riforme? Le avremmo fatte quando il paese cresceva. E quindi, in quel caso, io non avrei avuto quasi... Allora la ragioneria generale dello Stato dicevo, introdurremo l'ASPI universale, bla bla bla. La ragioneria mi diceva, Taddei, vista la dinamica di crescita dell'occupazione, tu non mi devi mettere a bilancio niente. Perché quelli che trovano un lavoro sono molti di più di quelli che perdono il lavoro e quindi loro entrando a tempo indeterminato con i loro contributi sociali, come pagano già i contributi sociali i lavoratori a tempo indeterminato oggi, stanziano e finanziano abbastanza per sostenere quei lavoratori. Ma siccome oggi la dinamica non è quella, la dinamica in cui la disoccupazione rischia di crescere, allora per finanziare, per essere gli ammortizzatori devo metterci dei soldi. Ma non confondiamo l'esigenza di creare uno strumento assicurativo, che è quello che stiamo creando, con la contingenza del momento. E infine arriviamo sul fisco, questa cosa qui dell'IRAP, no? Sulla conto 110%. È una vergogna, la conto 110%, sono perfettamente d'accordo. Ma non è esattamente una cosa che abbiamo inventato quest'anno, eh? Non è che gli acconti sul dovuto, sulle tasse dovute l'anno prossimo siano proprio un'invenzione di questo sistema fiscale. È una roba che esiste da parecchio tempo, perché il nostro sistema fiscale è totalmente folle, è totalmente orientato alle esigenze di fare cassa e di non fare programmazione. Ora, l'obiezione che qui viene mossa principalmente è: ma questo sgravio IRA è incondizionato. Cavolo, lo state sprecando. Lo date anche a imprese che licenziano. Questo è un argomento molto, molto importante. Ora, primo, come è funzionato fino ad oggi? Noi abbiamo già avuto oggi, non un dato sgravio IRA, ma uno sgravio contributivo condizionale all'occupazione aggiuntiva. È legge dello Stato, c'è un fondo specifico dedicato dalla legge di finanziaria di Letta, che ha stabilito un fondo nel bilancio dello Stato per occupazione aggiuntiva. Quindi c'è proprio per dire, guardate, solo se tu mi dai un posto di lavoro in più, io ti sovvenziono. Risultato, sapete cosa è successo con quel fondo? Che io mi sono trovato con dei soldi in più in mano. È una delle poche cose per cui tu stanzi e non li spendi sul profilo della disoccupazione o dell'occupazione. Perché? Perché noi sappiamo che alla fine l'incertezza applicativa, tutto il lavoro dei nostri consulenti di lavoro porta a una tale difficoltà per cui alla fine quei fondi non vengono utilizzati. Allora qui facciamo un'operazione completamente diversa. Diciamo, guarda, tu assumi un tizio a tempo indeterminato, okay? o hai un lavoro a tempo indeterminato, mi va bene così. Io ti sostengo per questo. E perché abbiamo detto che il problema è il costo del lavoro, abbiamo detto che il problema è il costo del lavoro a tempo indeterminato? Bene, allora interveniamo sul costo del lavoro a tempo indeterminato, per tutti, para todos, perché così deve essere. Voglio però incentivare in particolare la creazione di occupazione. Bene, io ti do un finanziamento di contribuzione, che aggrega un insieme di strumenti preesistenti anche. Si faceva giustamente riferimento al fatto che questa decontribuzione assorbe su di sé la decontribuzione per i disoccupati di lunga durata, e aggiungo un'altra, quella per i disoccupati al sud, tutte clausole condizionali. Abbiamo avuto grandi assunzioni, l'Italia è un paese dove effettivamente abbiamo pochi disoccupati di lunga durata, o dove al sud c'è questa vitalità di assunzioni? No, ancora una volta, non creiamo condizionalità, diamo un incentivo, non a caso, un incentivo sempre sullo stesso tipo di lavoro che vogliamo premiare, che è il lavoro stabile, e lo concentriamo esattamente solo su quei lavoratori lì. Proviamo la logica dell'universalità, sosteniamo una cosa perché è importante, il lavoro stabile, creando il minimo delle condizioni accessorie possibili che possiamo andare a creare. Vediamo qual è l'effetto, ma vediamo nella chiarezza. Veniva fatto per esempio la chiarezza che ogni tanto io faccio un po' fatica a comprendere. Ora, io ho capito che c'è una percezione molto chiara del numero di decreti attuativi, che sono 5 se non sbaglio, giusto? E su come sarà anche sul quadro tutele crescente, che sarà decisamente meno conveniente nel tempo determinato. Per il lavoratore, l'ingresso del lavoratore. Ah, se io cerco un attimo di capire come funziona il dibattito. Primo, abbiamo 5 temi a cui
è un numero di decreti attuativi che possiamo andare a definire secondo le esigenze. Secondo, io ti assumo a tempo determinato, hai un contratto di una certa durata, sei dentro un contratto nazionale, hai i tuoi diritti fin quando il contratto dura. Oppure ti assumo a tutele crescenti, tu hai tutti gli stessi diritti di prima, tranne il fatto che non sai quando tu... Ragazzi, scrivo io tutte le crescenti, non saprò cosa ci sarà, no? Come i diritti. Non è come il contratto termine. Eh? Il contratto termine di oggi è diverso. No, scrivo io, posso scrivere una cosa, no? Però li devi scrivere tutti e due. Li scrivi tutti e due. Assolutamente. Ma io ho una tecnica per scrivere tutti e due, infatti. Questo è il problema. Io ho il tempo determinato lì. C'ho il tempo determinato lì, dove ho tutti quei diritti, il contratto nazionale, malattia, maternità, totalmente, le mie robine lì dentro. Io ho tutte le crescenti dove ho esattamente tutte quelle stesse cose e in più ho una tutela in più che è quella di avere un indennizzo nel caso in cui il mio licenziamento non avviene. La mia alternativa rispetto al tempo determinato è che ho quell'indennizzo in più se il contratto di lavoro dovesse interrompersi e ho un contratto aperto nella durata, che vabbè, tutto sommato, tra sapere che lavoro 6 mesi sicuro o un contratto in che so che magari continuo a lavorare, ho la possibilità magari, ho una possibilità di lavorare più a lungo, tra i due io sceglierei decisamente il secondo, però è possibile che mi manchi qualcosa, mi scuro qualcosa. No, vedi, no, facciamo prima, non si può. Facciamo prima delle 9:10. Ma poi, chiudo solamente sul punto politico, no? Che è quello della comunicazione e quello del confronto, no? Adesso, sì, è vero, la legge delega si occupa solamente del mercato privato, non del pubblico. Questo è il mandato che abbiamo, nel senso che quando abbiamo fatto la riforma del mercato del lavoro, questa è la riforma del mercato del lavoro privato, per il pubblico arriverà dopo. Sì, facevo il punto, però guarda Filippo, non solo tu tieni questo dualismo tra pubblico e privato, che per inciso esiste in tutti i paesi del mondo, quindi è probabile che rimanga anche al netto di qualunque riforma faremo, ma ce ne sarà un altro, quello tra i nuovi assunti e i vecchi assunti, perché i nuovi assunti non avranno il 18 così come noi lo conosciamo e i vecchi assunti ci avranno il 18 e questo creerà un odio nel paese, un conflitto tale che è teso a scardinare il ruolo del sindacato. Questo è l'argomento. Ora, io odio constatare l'odio, ma questa segmentazione, questa separazione, noi sui luoghi di lavoro la osserviamo già oggi ed è però in maniera molto peggiore. Perché non è la differenza solamente nella disciplina del licenziamento tra chi era stato preassunto e tra i nuovi assunti, ma in tutto il resto, in tutte le altre cose che vi ho detto, retribuzione, maternità, malattia, sindacale, tutto il resto. Ora, mi va benissimo dire, è un errore per me che tu tenga questa differenza tra nuovi assunti e vecchi assunti per quello che riguarda la disciplina del licenziamento, non mi va bene che disconosciamo il fatto che se oggi la differenza è 100 tra i vecchi assunti e i nuovi assunti, domani la differenza è almeno meno di 100. Facciamo 99, facciamo 99, però non si può disconoscere questo e non si può imputare a questa operazione sinceramente il desiderio di ridurre il ruolo del sindacato, perché stiamo facendo esattamente l'opposto. Potrebbe essere in dissenso, però io vi sto portando lavoratori che oggi non sanno nemmeno che cos'è un contratto nazionale, perché mai lo vedranno, attraverso tutte le crescenti, attraverso un riordino complessivo del mercato del lavoro, ad avere un contratto la cui retribuzione, la cui regola di lavoro, la cui mansione, il cui tutto sarà regolato da un contratto collettivo nazionale o da un contratto aziendale. E io, sapete, ho qualche idea su cui contratterà quel contratto e non sarà Partito Democratico. Buonasera.